Salve a tutti! Potrete notare che l'ambiente è un pochettino cambiato. Ho traslocato, tante spese, quindi meno giochi da prendere, quindi meno video sul canale. Ma un ordine me lo sono concesso, dovendo risparmiare qualcosina di leggero si poteva prendere. E quindi vi propongo un unboxing particolare con anche montaggio del suo contenuto. Adesso vedremo di che cosa si tratta. Dunque, sulla scatola c'è scritto che pesa 26 kg. Vediamo se dalla Germania mi è arrivato senza troppi problemi. Con estrema attenzione usiamo un piccolo taglierino o cutter. Oh, non si vede niente. Ormai non ho più l'età. Sì, è una sedia da gaming, comoda, con cassa incorporata, Bluetooth, collegabile a qualsiasi strumento di nostro interesse, PlayStation 4, PlayStation 3 e PlayStation Vita. Come avete potuto notare dal logo, ha le forme che più ci aggradano. Vediamo bene ora il contenuto di questa bella confezione. Istruzioni in tedesco. Packaging di lusso. Cosa c'è qua dentro? Guardate, cavi e adattatori vari, magari li vedremo nel dettaglio dopo. Sembra un panzerotto. Hardware pack. Viti, vitine, vitoni, chiavette. Ah, i braccioli. E infine perfetto. Come si può vedere, tutte le scritte sono in tedesco, ma non sarà un problema per me. Potete vedere che questa, si spera, comodissima sedia, con quello che è costato, sulla parte destra ha un piccolo device. Questo device consente di far passare alla sedia le vibrazioni, i bassi, e c'è anche un comodo jack per le cuffie, se vogliamo godere al meglio di questo impianto senza dover disturbare nessuno. Ho soltanto estratto i pezzi e sono già distrutto. Facciamo che adesso monto la sedia e vediamo insieme il risultato, eh?
il risultato, almeno dal punto di vista visivo e tattile, è molto soddisfacente. Vediamo nel dettaglio. L'immancabile logo, le casse, che vedete che sono proprio dietro la testa. Un'enorme cassa dietro, i braccioli possono essere spostati indietro per avere una maggior comodità e non avere questi braccioli di mezzo, i simboli emblematici del marchio Sony PlayStation e una pianta d'appoggio senza ruote, così non si rovina il pavimento. Sul lato destro abbiamo questa bella plancia di comandi on off, perché sì, la sedia si accende e si spegne. Da questo buco partirà il cavo dell'alimentazione. Questo è la levetta analogica della vibrazione, ovvero quanto forte vibra la sedia, la leva analogica dei bassi, questo è il volume, con tanto di piccolo pirulino per fare presa con il dito, con nonchalance, durante le sessioni di gioco più intense. Questa parte destra qua ha una presa USB per alimentare, per fare qualsiasi cosa, un ingresso audio di input, un ingresso audio di output, oppure le classiche cuffie, anche con microfono integrato se necessario. Questa invece è uno switch che determina il tipo di connessione wireless che vogliamo utilizzare. AUX, ausiliario, poi c'è il Bluetooth e poi ci sono i canali 1, 2 e 3. Cosa significherà questo? Lo vedrò nelle istruzioni. Direi che sia arrivato il momento di collegarla alla nostra PlayStation 4. Allora, come prima cosa ho collegato la sedia alla corrente. Adesso proviamo ad accenderla, vediamo se ci sono dei colori strani. Oh, un LED intorno alla X, è proprio quello. X mode. AUX mode. AUX mode. AUX, perché il canale è AUX. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Bluetooth mode. AUX mode. Va un po' in ritardo, però ti avvisa con una bellissima voce femminile British. Quale canale stai selezionando? Sono andato direttamente al canale 3 e non mi dice niente. 2 1 Bluetooth. Bluetooth mode. Ok, non mi dice il canale, ma mi dice Bluetooth e AUX mode. Ok, perfetto. Ora vediamo gli altri aggeggi e accessori. In questa scatolina si trova un convertitore wireless, un estensore wireless. Non ho capito bene di che si tratta. Fatto sta che bisogna collegare questa scatolina alla PlayStation 4 o PlayStation 3 tramite cavo optical oppure direttamente con un cavo micro USB, e con questa levetta selezionare un canale che può essere AUX 1, 2, 3. Va da sé che dovrà essere lo stesso di quello settato sulla sedia. Noi proveremo a settarlo sulla PlayStation 4 con il canale 3 e lo collegheremo via USB. Allora, ho già collegato la sedia e potete sentire che l'audio, mi sto spostando del menu, esce direttamente dalle casse della sedia. Inoltre, quando torno indietro dal menu
cioè quando fa questo suono vibra, la sedia vibra a livello della zona lombare, dietro ai reni per intenderci. Adesso, giusto per fare una prova, proverò Sonic Mania. Farò una prova alzando e abbassando i bassi. Fammi sentire la musica. I bassi sono al massimo. Ora li ho rimossi. Quanto più alto il volume, più alta la vibrazione. Però si può comunque diminuire al massimo, cioè diminuire completamente fino ad azzerare. È il suo perché, però. Sì, è stupenda. Sta vibrando. Sento che sta vibrando a livello di reni soltanto per sentire questa. Questa musichetta. Al movimento dei cursori, state vedendo cosa sto facendo. Sento l'audio proprio come se ce l'avessi qui. Qui dietro, infatti. Sì, adesso devo provarlo con le cuffie. Proviamo un po'. Perfetto, tutto l'audio viene passato alle cuffie, che a vederle comunque le conoscete, poi sono anche intonate alla sedia. Eh sì, se non si vuole disturbare nessun altro in casa, l'unica cosa che rimane della sedia è la vibrazione. La vibrazione in corrispondenza dei bassi. Ecco, alzare e abbassare i bassi, ovviamente qui non si sente. Si sente a effetto soltanto quando tutto il segnale audio viene dalla sedia. I bassi che passano, che fanno da vibrazione sulla sedia, ci sono sia per gli effetti sonori che per la musica di fondo. Quindi il massimo che si può godere da questo è durante la visione di un film o di video su YouTube, ma essendo la PlayStation 4 anche un lettore Blu-ray, funziona anche per vedersi dei film molto molto bene, oppure per i giochi in VR. Essendo passato nella casa nuova, io ancora devo montare il VR, ma assolutamente consigliata. Vi consiglio di comprarla? No, perché altrimenti ci sono più persone ad averle, quindi non sarebbe più una rarità. Eh? Avete visto che roba? Io sono contentissimo comunque. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video.